È stato il custode di Terra Santa a presiedere nella concattedrale del Santissimo Nome, presso il Patriarcato Latino, la presentazione di Gesù al Tempio. È una celebrazione all'insegna della luce dove ai fedeli è consegnata una candela accesa a ricordo delle parole di Simeone che, mentre stringeva il bambino fra le braccia, parlava di lui come di luce per le genti. Il significato della festa di oggi è proprio legato alla festa liturgica della presentazione di Gesù al Tempio. L'Evangelista Luca dice che è per adempiere la legge che Maria e Giuseppe portano il bambino al tempio e citano il passo dell'Antico Testamento in cui viene riscattato il primogenito. E di conseguenza questa festa ci fa scoprire che Gesù è donato fin dal primo istante della sua vita ed è donato per noi. Simeone lo prende tra le braccia e fa quella preghiera in cui appunto si ricorda che Gesù è luce per illuminare le genti e per il popolo di Israele. E Anna si mette a cantare e a lodare Dio. Quindi abbiamo questi due temi, il tema della vita come un dono da offrire, e il tema della luce, la vita come una luce che illumina. La festa di Gesù, luce delle genti, al tempo stesso è la festa delle persone di vita consacrata, perché da sempre si è intravisto il gesto della presentazione come un donarsi a Dio e al suo servizio. Per questo erano presenti alla celebrazione soprattutto religiosi e religiose. Qui in Terra Santa, pur nel suo piccolo, c'è una universalità di presenze che testimonia già di per sé stessa come la luce di Cristo e il valore del consacrare la propria vita a Lui sia un ideale che conquista persone di tutti i luoghi e di tutti i popoli. La vita consacrata, che è la chiamata a ripresentare dentro il mondo, dentro la storia, la vita di Gesù, ad avere questi tratti, queste caratteristiche, ad essere una vita che manifesta che il senso più profondo di ogni vita, non solo dei religiosi, il senso più profondo di ogni vita è quello di essere un dono, e che il senso della vita è anche avere questa capacità di illuminare, di rischiarare le situazioni. Andate a chiedere anche ai religiosi e alle religiose che sono qui presenti che cosa è la loro vita, vedrete che attraverso la loro vita c'è un frammento, ecco, di questa luce evangelica che risplende in Terra Santa. Andiamo a sentire cosa significa vita consacrata dalla bocca degli stessi consacrati. Perché hanno fatto una scelta di vita per certi versi così strana e per altri così di valore? Qual è in fondo il significato della loro consacrazione? Per me la vita consacrata vuol dire amare il Signore, amare gli altri e offrire la vita per gli altri, per salvare le anime, come dice la Teresa di Gesù Bambino. Offrire la vita per il Signore, per sempre, vuol dire capire meglio ciò che è sentirsi chiamato dal Signore, seguire le orme di Gesù e soprattutto, secondo il proprio carisma, donare la vita per gli altri, perché il Vangelo è amore e libertà. Per me la vita consacrata è davvero un dono molto prezioso che va custodita e va pure donata, perché noi lo riceviamo gratuitamente e bisognerebbe darlo gratuitamente. Rispondere con la stessa generosità, nonostante che non sempre è facile, ma con il suo aiuto tutto è possibile. Per questo non bisogna aver paura, perché lui è sempre con noi, è disponibile di aiutarci, perché chi ci ha chiamato ci darà pure la grazia di corrispondere alla sua chiamata. La vita consacrata oggi è in cerca di identità, di nuove forme di espressione, in un contesto sociale profondamente mutato. Nella festa di oggi, guardando a Cristo presentato al Tempio, si ritorna alle origini, si riparte dai fondamenti sui quali la vita consacrata deve rimanere solidamente piantata. Trasmettere questa logica del dono e di trasmettere anche questa luce che emana, che dovrebbe emanare, perché a volte anche la nostra vita è opaca, però dalla nostra vita dovrebbe emanare questa luce e dovrebbe emanare, come dicono i Vangeli di Gesù, attraverso quello che noi facciamo e attraverso quello che noi diciamo, cioè tutta la nostra vita dovrebbe risplendere. Allora si capisce, ad esempio, il senso che ha tutta la dimensione anche, chiamiamola, di servizio della vita consacrata. E in Terra Santa la dimensione del servizio è enorme. Pensiamo alle tante religiose e religiosi che vivono il servizio nelle scuole, oppure che vivono il servizio nei confronti degli ammalati, dei sofferenti, dei poveri, oppure
o allargando un po' lo sguardo, i religiosi e le religiose che vivono il servizio di venire incontro ai bisogni dei migranti, dei rifugiati, quelli che vivono poi anche il servizio di sostenere dall'interno la comunità cristiana, ma anche le presenze di vita consacrata contemplativa, che sono delle presenze estremamente significative in Terra Santa, che dicono a tutti, non solo ai cristiani, dicono a tutti che l'amore di Dio può essere talmente coinvolgente da dedicare a Lui una intera vita anche nella forma della clausura, quindi privilegiando la preghiera, privilegiando la vita contemplativa, privilegiando questo richiamo verso l'alto, quindi l'invito ad alzare lo sguardo. Nel dono di sé a Dio e in nome suo agli altri, soprattutto ai più bisognosi, c'è l'essenza della vita consacrata e della sua perenne attualità. In ogni terra, e ancor più in Terra Santa, non mancano le occasioni di donarsi, proprio dove Gesù ha detto e ha fatto. Cosa faccio? La prima cosa è vivere la fede insieme a questo popolo. Secondo, è vivere il mio carisma nell'accoglienza, in cercare di venire incontro ai bisogni della gente. Come comunità viviamo un'esperienza tra i rifugiati, tra i beduini, la visita alle carceri, abbiamo un piccolo asilo per i bambini palestinesi e allo stesso tempo la casa è aperta per l'accoglienza, per la preghiera, un centro di spiritualità per cui chi vuole incontrarsi con il Signore. Siamo nella zona di Betania, per cui Gesù è passato di lì e godeva di stare con i suoi amici, e è quello che noi vogliamo, che la gente, trovandosi con il Signore, possa gioire e godere. In Terra Santa ci si può stare come pellegrini occasionali, come residenti stabili, e ci sono anche numerosi studenti che vi rimangono qualche anno. Studenti religiosi allo stesso tempo, e mentre si cresce in cultura c'è l'occasione di mettere in pratica la propria consacrazione a Dio e ai fratelli. La nostra vita quotidiana è molto semplice, è fatta di preghiera, di condivisione e anche della missione quotidiana. Qui nella Terra Santa noi studiamo, eppure facciamo qualcosa nel tempo libero. Abbiamo diversi apostolati e io vado a Betlemme con altri confratelli, con altri due, e lavoriamo per i bambini palestinesi per dare una mano nella educazione e per prenderli dalla strada, perché nel tempo libero spesso loro vanno solo per gettare le pietre ai soldati, e quindi siccome non hanno tante possibilità andiamo per condividere questo tempo con loro. È una cosa molto bella perché nella televisione si vedono sempre le cose peggiori, no? Ma quello che sperimentiamo, dico che non è proprio così, perché i palestinesi sono tanti, tanti buoni, eppure qui nella Terra Santa gli ebrei sono pure ottimi. Se li conosciamo sarebbe un'altra cosa, un tesoro, no? E così è un vero dono essere qua, no? E studiare nella Terra Santa e crescere così nella terra dove Gesù è cresciuto, ha vissuto, no? E ha donato se stesso per noi e per tutti quanti.